Sto bene e fortunatamente in tutto questo mese e mezzo non ho avuto grandi problemi. E anche se ogni tanto, insomma, la noia viene fuori perché le giornate tendono ad essere un po' tutte uguali, sto cercando di sfruttare nel miglior modo possibile il tempo che ho a disposizione. Sì, sto allenando sia la componente fisica, grazie ai programmi che ci manda quotidianamente il prof, e sto allenando anche la componente mentale, che credo fermamente sia il motore di tutto, e per questo devo ringraziare Stefano Tavoletti, che è la persona che mi segue e che mi ha indotto a questo tipo di lavoro. Pratico meditazione e mindful, ho un mio programma specifico di lavoro e attualmente sto rileggendo La mentalità vincente di George Mumford, che è un libro che già avevo letto tempo fa, ma siccome mi ha colpito molto, sto sfruttando questo periodo per leggerlo nuovamente. Beh, credo che guardando il mio profilo Instagram non ci siano dubbi su quale gioco preferisco. Sono dello schieramento di Call of Duty, la modalità Warzone, e diciamo che mi sto allenando molto anche ai videogiochi in questo periodo. Sì, mi sto tra virgolette dilettando in cucina, anche se l'unica cosa che ho provato a fare è la schiacciata fiorentina, quella salata, e dopo un primo tentativo un po' fallimentare, devo dire adesso sto avendo buoni risultati. Non sono un grande divoratore di serie TV, anche se ai tempi di oggi è impossibile non vederne qualcuna, e attualmente sto guardando Prison Break. E sì, mi piace fare montaggi video col computer, però se ho il materiale per farli, momentaneamente dovendo restare a casa non ho materiali video a cui diciamo dedicare un po' di tempo. Il mio più grande ringraziamento va proprio ai medici, agli infermieri e a quegli operatori e forze dell'ordine che si trovano in prima linea a fronteggiare questa emergenza. E riguardo alla campagna Forza e Cuore iniziata dalla nostra società, voglio dire di continuare a donare, perché nella vita, come nel calcio e come in queste situazioni, un piccolo contributo di ognuno può far raggiungere grandissimi obiettivi. Quindi mi raccomando, continuiamo a fare donazioni. Beh, sembrerà un po' banale, però la cosa che veramente mi ha più emozionato di questo ritorno a casa per me è stata la prima giornata di campionato contro il Napoli all'esordio, quando eravamo nel sottopassaggio e lo speaker stava annunciando la formazione e il pubblico ha gridato il mio nome. È stata veramente un'emozione unica, quasi indescrivibile. Credo che nella crescita e nella carriera calcistica di un calciatore gli allenatori siano fondamentali e anche io devo ringraziarli tutti, chi più chi meno, però tutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono adesso. E adesso mi vengono in mente, secondo me, i tre più importanti della mia finora breve carriera sono stati Baroni, De Zerbi e Liverani, e che credo siano quelli che mi abbiano dato veramente un qualcosa in più per crescere e migliorare. Sì, ricambio l'affetto che ha avuto Fede nei miei confronti, anche io dico che è il compagno con il quale mi trovo meglio, ma non c'è una motivazione precisa, credo perché siamo entrambi toscani, abbiamo lo stesso senso dell'umorismo e come personalità ci avviciniamo molto e quindi diciamo questo feeling è un po' obbligato, però sono molto contento del rapporto con lui e credo sia una grande persona prima che un grande giocatore. Il mio piatto preferito fiorentino è la rosticciana e non chiedetemi però come si prepara, primo perché credo sia banale e tutti la sappiano preparare e secondo perché io sono una frana in cucina, quindi non saprei darvi nessun tipo di consiglio e per questo devo ringraziare la mia ragazza che cucina lei e mi permette di mangiare tutti i giorni, altrimenti se fosse per me sarebbe cibo da asporto ogni giorno. Non me ne vogliate, ma vi risparmio questo strazio di sentirmi cantare, perché sono veramente stonato come una campana, e concludo semplicemente dicendo Forza Viola.